Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carla ed oggi voglio mostrarvi l'applicazione che secondo me è assolutamente la migliore per andare a conservare tutte quelle tessere fedeltà, tessere sconto, tessere raccolta punti, insomma chi più ne ha più ne metta. Manco a dirlo, prima di iniziare a parlare della fantastica app, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, soprattutto attivate la campanella delle notifiche. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che un fantastico, stupendo, fantasmagorico video esce fuori dal nostro canale. L'applicazione della quale voglio parlarvi si chiama Stockard, e sì, si chiama proprio Stockard. È un'applicazione molto interessante perché vi consente di archiviare un'infinità di tessere. Ci sono veramente tantissime catene, ci sono anche le tessere, potete anche stoccare le tessere delle compagnie di volo, quindi immaginate quanto è ampia la scelta. Perché fare questo? Per evitare di avere un portafogli spesso almeno quanto il mio, pieno di tessere, poi ogni volta panico quando serve tirare fuori la tessera che in quel momento dobbiamo utilizzare. Stockard è facilissima da usare, appena aperta potrete iniziare subito ad andare a stoccare le vostre carte tramite codice o anche direttamente scansionando il codice a barre quando possibile. Una volta che avrete archiviato la tessera potrete continuare a personalizzarla inserendo anche addirittura le foto frontale e posteriore della tessera e poi, se necessario, anche delle note. Inoltre, dalla scheda negozi potrete andare a vedere anche qual è il negozio più vicino, se presente, dove utilizzare la vostra tessera. Ma non è tutto, perché Stockard vi darà anche la possibilità di accedere a una serie di volantini virtuali nella vostra zona, quindi avrete accesso tramite geolocalizzazione chiaramente a tutte le offerte più interessanti dei negozi vicino a voi, una cosa molto utile soprattutto se come me non amate particolarmente caricarvi dei cosiddetti volantini. Infine, Stockard vi consente, volendo, di loggarvi con un account Facebook oppure un account Google. Questo è importantissimo secondo me perché vi permetterà di fare un backup dei dati che avrete inserito. Più pratico di così non si può, perché immaginate di cambiare lo smartphone e poi lì sarebbe veramente un problema se dopo aver inserito 100 tessere non aveste più nulla perché avete il dispositivo nuovo. Quindi io vi consiglio di loggarvi con Google o con Facebook, io l'ho fatto con Google, e in questo modo potrete andare a fare il backup ogni volta che vorrete. Bene amici di Tech Princess, questa era Stockard, un'applicazione secondo me must have, soprattutto se siete pieni di tessere dei supermercati. Per il momento è tutto, vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un like nell'ordine, un commento, una condivisione, un'iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!